Attenta, qua ragazzi, qua Max da Johnny Gato, di Sono da Sole, sono qui a presentare su un nuovo video che ragazzi è un nuovo video stramagico. Perché? Perché oggi 30 maggio del 2014 è finalmente uscita la nuova modalità dell'Ultimate Team, quella relativa appunto al mondiale, quindi mi sembra una stramagicata. Poi perché mi vedete abbastanza contento? Perché ormai manca una settimana sola alla fine della scuola e io quindi, e poi ho solo un'interrogazione, quindi una cosa abbastanza gestibile, quindi, ma va benissimo. E mamma mia, ho appena schiacciato A e appunto ci tenevo a fare questo video perché? Perché innanzitutto è una nuova modalità e poi volevo farvi vedere, o meglio, io cosa facevo all'inizio, quindi non ho mai, appunto, sono appena tornato da scuola, non ci ho mai giocato, quindi sarà proprio una cosa abbastanza tattica dove io vedo ciò che vedo la prima volta, quindi vedete un po' i miei commenti a caldo o a freddo, non so bene come si dica. Comunque partiamo subito, partita mondiale subito, e andiamo ovviamente subito sull'Ultimate Team. Innanzitutto la schermata è molto bella, io dico solo questo. E invece la schermata è cambiata, pensavo tornasse quella bella ed è ricambiata. È un mago questo FIFA. Si è verificato un errore durante la connessione. Si parte bene, bene, bene. Ho appena scoperto che non va, cioè, o meglio, apriranno i server, se così si possiamo definire, perché ormai non so più come chiamarli, alle 19, quindi in poche parole apriranno alle 10 di domani sera. Quindi facciamo una normale partita. Comunque, colgo un attimo l'occasione per dirvi che se io riesco a caricarvi questo video, che sarà proprio un friendly match, se possiamo così definirlo, cercherò di farvi anche stasera direttamente o un live streaming su YouTube, o un live streaming su Twitch, o direttamente un nuovo video che però non so appunto a che ora esca. Potrebbe uscire, se tutto va bene, stasera magari alle 9, 9 e mezza, come anche domani. Quindi fatemi sapere che opzione preferite tra queste tre, facendo cosa? Scrivendo un commento, quindi mi sembra una cosa abbastanza tattica, oppure andate sulla pagina Facebook, che appunto lì farò una sorta di contest, una sorta di ballottaggio per appunto vedere qual è la modalità di video che preferite vedere. Quindi eccoci qua, andiamo a trovare la nostra Italia, che non c'è, quindi faremo Brasile-Argentina, big match, mamma mia. Dani Alves, mamma mia, la grafica come ho già detto è tattica, se a me questa schermata piace. Comunque andiamo un attimo della squadra. Io ero rimasto che Filipe Luis non l'avesse chiamato, però in questo gioco c'è, magari ha cambiato idea, l'ha anche chiamato, cosa molto buona. Ragazzi, che freddo che fa! Io direi che posso... ma non dilettante! Ragazzi, siamo dei campioni e giochiamo a campione! Mamma mia, non ci ho mai giocato, perché come sapete io non sono un amante di FIFA in generale contro il computer e sono anche bravo a tirare i rigori. Mamma mia, la schermata ragazzi è un qualcosa di fantastico! Opla, Paulinho per Neymar, mamma mia, Neymar dos Santos, mamma mia, le skill di Neymar, Neymar entra in mezzo, il numero, che tiro ha fatto, Oscar, mamma mia Oscar, coi numeri, per Pato, vediamo se è buggato anche qua, palla per Neymar, Neymar, vede Filipe Luis che avanza, cavalcata, palla per Pato, colpo di testa, parata. Dani Alves per Patinho, che di testa, e c'è il gol, 1-0, Alexandre Pato. No, dai, 1-1, al 47esimo, Sega Will. Mamma mia, Hulk! Hulk in velocità! Hulk! Hulk! No, no, no! Paulinho! Paulinho, ragazzi! 2-1 al 57esimo! Dai! E dunze, dai, dai! Grandissimo recupero di Neymar! Neymar! Junior! Neymar Junior come vede Pato! Il papero! 3-1 al 63esimo! Ragazzi, se devo essere sincero voglio dirvi una cosa. Io Alexander Pato non l'avrei venduto. Ebbene sì, non l'avrei venduto perché per me avrebbe stragiato. Gago, ti gago in bocca! No, 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 dai! 3-2 all'83esimo! Partita eccezionale, amici! No! No!
Che brutta partita! 3-3 al 90esimo! Finito secondo tempo! Bruttissima partita! Io con il computer mi annoio, anche se si fanno tanti gol. 3-3, io direi di fare rigori. Direttamente con i rigori, ragazzi. Che poi non li so neanche tanto calciare. E partirà Neymar Junior. Fa la finta, il portiere va di lì, di là. Ho sbagliato. Che palle. Iniziamo bene. Ah, davvero devo farlo segnare in qualunque modo. Io l'ho parata. Yes, schiacciando a caso, puramente a caso. Alexandre Pato, che ci prova con un cucchiaio. Dai. Rodrigo Palacio, potente a Palacio. Madonna, mi stavo prendendo. Incredibile. L'incredibile. L'incredibile. 3-2 mi sembra. E parata. Sono una bestia. Thiago Silva, il mago. Il mago Silva. Mamma mia. Portiere immobile. Rigore decisivo. A Lionel Messi la si para d'obbligo. Oppla. Dani Alves, se sei ne hanno vinto. Finta di corpo. La butta di là. Fuori. Che balle. La devo parare. E la devo parare. Ah no, ci ha recuperato. Paulinho. Paulinho. Mi giro e glielo paro. No, centrale, cane. Oh. C'è. Glielo paro. E dai. Ibe Luis. Oh, è sempre immobile il loro portiere. O forse anche un po' Cerci. Royo. Ah, Royo è parato. Immobile. Sì. Che brutta sensazione vincere con l'eroe senza avere la parata. Ma fa niente. E vinciamo. Non so nemmeno perché sono tanto gasato, perché alla fine abbiamo vinto contro il computer. Però trunk. Comunque ragazzi, poche cose da dire alla fine. Sembra lo stesso FIFA, solamente un paio di cose. La grafica è stupenda, a me piace assai. E forse anche un po' la, come anche la definizione. Forse sembra infatti un po' migliore questa, la definizione di questa espansione, rispetto a quella di FIFA 14 normale, se possiamo così chiamarlo. Comunque, come sempre, opinioni personali. Comunque ragazzi, detto questo, io vi saluto, vi ricordo di scrivere nei commenti se preferite per stasera vedere un live su Twitch, giustissimo, un live su YouTube, però dove io, o meglio voi, mi sentite con 5 secondi d'anticipo, perché appunto l'elgato registra con 5 secondi di ritardo, una cosa un po' tattica, oppure un video fatto abbastanza bene, quindi tagliato e cose varie, però domani, o forse sulla tarda serata, quindi fatemelo sapere. Detto questo, io vi saluto e vi dico potente, palla, al prossimo video, voilà!